rientrare da questa parte perché allontana questa gamba lì e noi andiamo sull'altra. Lui per evitare il passaggio da questa parte, noi dobbiamo fare questo, no? Lui lo sa, la prima cosa che fa sposta questa parte, no? E io vado sull'altra, approfittando della sua presa, di questa sua presa, che se lui non lascia non riesce niente. Perché se rimane così, quindi noi blocchiamo le sue difese utilizzando o una nostra presa o sfruttando la sua presa. L'altra difesa l'abbiamo presa noi. E quindi su questo lago lui è scoperto da questa parte. Ha necessità di risolvere questa situazione. Bene. Quindi facciamo sto lavoro adesso. Usciamo di qua. O se lui allontana la gamba andiamo sull'altra. Bene. Sempre con la pianura, sempre con la pianura. Bene. Dove lui non ci può seguire perché il peso suo è qua. Ok? Questo è importante, tutte le proiezioni. Quindi ogni volta che noi abbiamo un peso caricato su una gamba, va bene? Noi qua ce lo possiamo fare. Perché lui non la può seguire. Non ha il tempo sufficiente per fare il doppio passo. E questo è quello che noi stiamo facendo. Cioè, nel momento in cui noi andiamo in questa direzione e carichiamo il nostro arto, lui quando sposta troverà il suo caricato del peso suo e io scarico il mio. Ecco come si viene a trovare lui. È più difficile difendere la seconda che la prima, no? Perché lui ce l'ha tutto qui per il suo. Mentre io scaricando il mio sono riuscito ad andare oltre quello che lui sta facendo, cioè vado dietro a lui parecchio.